Sono particolarmente entusiasta oggi di potervi parlare di un film che, secondo il mio punto di vista, non ho problemi a definire già un capolavoro, ma questo ce lo svelerà il tempo. Intanto oggi vi do il benvenuto nella fotografia di The Tragedy of Macbeth. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Con l'occasione oggi vorrei parlarvi di The Tragedy of Macbeth, film che noi attendevamo da parecchio tempo e che trovate attualmente disponibile nella piattaforma Apple TV+. Questa piattaforma si è sempre distinta, diciamo, rispetto ad altre piattaforme per la qualità o comunque per la sua esclusività dei contenuti che trovate solamente lì, offrendo pochi contenuti appunto. E preferendo di conseguenza la qualità alla quantità. Vi dico già da subito che io personalmente vi consiglio di attivare la prova gratuita solamente per questo film, ma se non siete ancora convinti, guardate questo video e poi magari vi farete un'idea. Il regista che troviamo dietro a questa magnifica trasposizione del Macbeth è Joel Coen. Dovrebbe esservi familiare questo nome. Joel Coen per la prima volta si trova a dirigere, a scrivere un film senza il fratello Ethan perché quest'ultimo ha voluto cambiare strada, si è praticamente, in poche parole, si è stufato di fare cinema e di conseguenza ha deciso di dedicarsi ad altro e quindi è stata, diciamo, una separazione professionale in piena tranquillità. Il direttore della fotografia invece che troviamo dietro a questo film è Bruno Del Bonel, il quale è stato anche candidato agli Oscar di quest'anno nella migliore fotografia per questa pellicola. Non so sinceramente da dove partire per parlare di questo film perché cioè, è difficile perché è un film sicuramente che è perfetto, se non quasi, sotto ogni punto di vista. È un'opera filmica che si presta al teatro e il teatro si presta ad essa. Girato interamente in sala di posa, offre un'estetica sicuramente minimale, chiara, teatrale, per non dire essenziale. L'essenziale che troviamo in Tragedy of Macbeth, si riferisce ad un film che non ha sicuramente bisogno di elementi aggiuntivi, ma preferisce più che altro lavorare in maniera sottrattiva. Infatti siamo di fronte ad un film in bianco e nero, con scenografie piuttosto spoglie, senza particolari ornamenti e con pochi attori, ma questi attori sono immensi, in maniera particolare quelli principali, ovvero il Macbeth di Washington, la Lady della McDormand e infine la strega della Hunter. Anche Joel Coen, ad esempio, mette in scena una regia potente, direi quasi perfetta, ma allo stesso tempo molto semplice. Infatti egli non si chiede il più delle volte come muovere la macchina da presa, bensì preferisce rimanere fermo con essa e chiede piuttosto agli attori di muoversi verso quest'ultima o addirittura di parlarle. E è un po' come succede nel teatro, sono le scenografie o comunque gli attori che si muovono e lo spettatore rimane fermo. E questa scelta è piuttosto geniale, se ci pensiamo, e può anche essere una piccola lezione di cinema, ovvero il più delle volte la semplicità è la chiave di tutto. L'aver girato interamente il film in bianco e nero non solo aiuta a ridurre il tutto a ciò che veramente conta, ma dà sicuramente una sensazione di film astratto, come lo sono le scenografie, appunto, e il profilmico in generale. Inoltre, l'aver scelto un aspect che tende al quadrato, noto anche come Academy Ratio, sicuramente dà molta importanza ai primi piani e quindi agli attori, cosa che per Coen e Del Bonel erano di fondamentale importanza. E con i primi piani, questo viene molto esaltato senza far vedere nient'altro attorno, con una particolare attenzione verso i dialoghi e i versi in piena chiave shakespeariana. Ecco, quindi per Coen e Del Bonel gli attori erano
troppo importanti, troppo fondamentali per non essere ripresi con questo linguaggio visivo. Joel Cohen quindi dirige un'opera fatta di presenza scenica, di ombre molto nitide, di ricerca geometrica e simmetrica e di un bianco e nero che richiama fortemente l'estetica di autori passati come Dreyer e Bergman, con una suggestione piuttosto espressionista. Troviamo anche riferimenti ad autori come Wells, Polanski e Kurosawa, autori che hanno anche loro trasposto il Macbeth in trasposizioni passate. Il film inoltre è un trionfo di artigianalità cinematografica. Persino le scenografie, come ho già detto, sono molto spoglie, praticamente abbiamo solo le pareti, non c'è alcun tipo di arredamento e sono anch'esse in bianco e nero. Hanno cercato praticamente di trovare anche nei costumi una tendenza che richiamasse a queste due tonalità, perché secondo Del Bonelli bianco e nero già da subito ci allontana da quella sensazione di realtà e ci introduce già a qualcosa di astratto, cosa che cercavano quindi volutamente, e questo film, se lo si guarda bene, ne è la prova. Trionfo di artigianalità inoltre perché in esterno, ad esempio, i fondali sono stati dipinti a mano per abbracciare sicuramente un'idea di teatralità il più vero possibile e limitare sicuramente l'uso di CG. Anche in interni si è avuto lo stesso approccio, molto spesso i fondali sono stati dipinti e sono state dipinte anche delle ombre per abbracciare quell'illuminazione che emotivamente poteva risultare perfetta, ma volutamente era irreale. Non c'è nulla che giustificasse una luce in scena e per questo film questa idea fu perfetta così. Abbiamo quindi una combinazione tra luce morbida e luce dura sia sui set che sui volti. Sui set alle volte abbiamo questi tagli netti molto interessanti che infrangono sulle pareti e alle volte invece la luce è molto diffusa. Stessa cosa avviene sui volti, alle volte è molto morbida, altre volte invece è più dura e contrastata. Forse per marcare meglio alcuni momenti più tragici o più drammatici. È interessante notare come inoltre all'interno del film non si capisca bene se sia giorno o notte e questa scelta di Del Bonel è dovuta al fatto che egli voleva giocare con questa ambiguità della luce. In alcuni momenti le immagini sono molto nitide, sono molto astratte, per non dire grafiche, con questa forte differenziazione tra bianco e nero che forse può simboleggiare la lenta discesa del Macbeth nella follia. Questo film è stato meticolosamente studiato shot per shot in pre-produzione da Del Bonel e Cohen, anche se comunque in fase di produzione questi due hanno voluto dare molto spazio agli attori, cercando di fare in modo che essi tirassero fuori una sensazione di teatralità alla scena e si muovessero, comunque giocassero con le ambientazioni, con la luce. Ci sono dei momenti in cui Del Bonel ha affermato che ha detto a Washington che poteva muoversi dove voleva perché tanto lui comunque lo vedeva in camera e alle volte quest'ultimo andava anche in controluce e la sensazione, diciamo, di estetica era comunque molto gradevole. La pellicola infine è stata girata con Arri Alexa LF e Arri Alexa Mini LF con ottiche Cook S7 e Fusion Premista, perché Del Bonel voleva sicuramente con questa opera richiamare, come ho detto prima, autori del passato, ma allo stesso tempo voleva un'immagine molto moderna, molto nitida, perché era di fondamentale importanza e di notevole aiuto, specialmente per i primi piani sugli attori che Del Bonel voleva appunto esaltare. Con questo io ho finito, io vi invito calorosamente ad andare a vedere questo film, veramente fatevi questo regalo, attivate la prova gratuita su Apple TV Plus, è veramente un peccato che pellicole di questo tipo non abbiano avuto una maggiore distribuzione in sala, perché vederlo al cinema sicuramente avrebbe dato un maggiore effetto all'opera. Io come sempre vi ringrazio, vi invito a lasciare un bel like e ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!